ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Non lo, è difficile da dire, nel senso che dal punto di vista mentale sicuramente non ci riconosciamo in questo tipo di prestazione. Dal punto di vista psicologico le abbiamo subite le sconfitte precedenti? Però è chiaro, non lo so, è un punto di domanda, ma sta di fatto che non c'è nessuno che ti aiuta al di fuori, pur con il sostegno incessante della tifoseria, a trovare la scintilla per reagire. Quindi se non lo facciamo noi da dentro, assumendosi le giuste responsabilità a tutti i livelli, quindi io sono il tecnico e quindi mi assumo le responsabilità tecniche, ma poi questo non significa che anche la squadra deve fare un esame di non deve fare un esame di coscienza per trovare quali sono le motivazioni, perché sembriamo i fratelli di quelli di 5 o 6 giornate fine. Perché non ti aiuta nessuno se non te stesso a trovare la forza di rialzarti. Quindi nessuno ti potrà dare una mano, lo dobbiamo fare noi. Certo, e commentiamo chiaramente un risultato, ma sono abituato e onesto nel dire che comunque la prestazione, al di là del risultato che poteva essere, non era quella che ci aspettavamo o volevamo fare. Quindi su questo è chiaramente un'assunzione di responsabilità, perché il primo tempo l'abbiamo fatto sotto ritmo, altamente sotto ritmo. E quindi se la squadra non riesce ad essere intensa, non riesce ad essere aggressiva, cattiva, poi dopo le problematiche nascono ovunque.